Reddito di cittadinanza, INPS che minaccia querele, il comitato tecnico scientifico che ha finalmente le sue valutazioni e modifiche, porta a porta, questo e molto altro nel video di oggi. Ciao amici di Radio UCI, sono Mattia e nell'appuntamento di oggi ti parlo di reddito di cittadinanza su due fronti. Il primo è quello dei controlli sulle domande, con tanto di rischio di querela, e l'altro, sicuramente non di minore importanza, è quello che riguarda le proposte di modifica che il Comitato Tecnico Scientifico a guida Saraceno si troverà a proporre domani. Ma abbiamo già qualche anticipazione, oltre quelle note da tempo, come l'abbassamento dei requisiti di 10 anni di residenza, oppure l'aumento del beneficio per i nuclei familiari numerosi. A quanto pare, infatti, il Comitato Tecnico Scientifico presenterà in conferenza stampa domani il risultato del lavoro iniziato a marzo per vedere cosa non va, cosa va e cosa va migliorato del reddito di cittadinanza. In base alle informazioni trapelate, sembra che il comitato sia d'accordo su alcune delle modifiche presenti nella prossima legge di bilancio, come ad esempio la riduzione del numero di offerte di lavoro congrue rifiutabili, che da 3 scende a 2, con la seconda che può provenire da tutta Italia, pena la decadenza del beneficio. E occhio, perché contano anche le offerte di lavoro di 3 mesi. Ma il beneficio dovrebbe decadere anche alla prima assenza ingiustificata dalle convocazioni da parte del centro per l'impiego o le agenzie del lavoro, che dovrebbero farsi anche loro carico di trovare occupazioni ai percettori. Non solo, c'è anche l'ok al taglio decalage di 5 euro per i nuclei familiari dove un membro occupabile, cioè soggetto all'obbligo di presentare la DID, rifiuta un'offerta, taglio che, ti ricordo, non si dovrebbe applicare ai nuclei familiari con minori di 3 anni o persone in stato di disabilità grave a carico, oppure, come da premesse, nuclei in cui tutti i membri sono inoccupabili, oppure ancora nuclei in cui la ricarica mensile è di 300 euro o meno. In ultimo, sembra ci sia un tentativo di mediare anche per quello che riguarda la rimodulazione dell'importo della ricarica per i membri dei nuclei familiari di reddito di cittadinanza, in maniera tale che i nuovi redditi incidano in misura minore sulla ricarica mensile. Insomma, domani ne vedremo delle belle, ma attenzione, per quanto il comitato sia super qualificato per lo scopo, poi toccherà sempre e comunque alla politica valutare se accogliere o meno i provvedimenti. E sempre in tema di politica, ci agganciamo così al secondo punto del video di oggi, che prende il via da un fatto di cronaca, se vogliamo. A quanto pare, infatti, durante la trasmissione Porta a Porta del 4 novembre, il deputato in quota Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, si è in buona sostanza lamentato della presunta mancanza di controlli sulle domande di reddito di cittadinanza che l'INPS accoglie, da addurre alla presunta condotta dolosa, quindi una sorta di complicità da parte dei dipendenti INPS nel non fare i controlli. Queste dichiarazioni hanno fatto arrabbiare e non poco INPS, che se da un lato minaccia querele, ha pubblicato anche un comunicato stampa in cui a un tempo rispedisce al mittente l'accusa e, cosa più importante, spiega come vengono effettuati oggi i controlli, rilevante sia per chiarezza su cosa viene accolto e cosa viene respinto, sia in vista delle modifiche all'RDC previste dalla legge di bilancio 2022 e potenzialmente dal Comitato Tecnico Scientifico. Di base, INPS conferma che i controlli relativi ai dati anagrafici, come residenza e nucleo familiare, sono portati avanti di fatto dai comuni, con la collaborazione, certo, anche di INPS, attraverso una specifica piattaforma con cui l'istituto fa sapere al comune chi deve essere controllato, cioè chi presenta la domanda. Ma a tale proposito, INPS stessa ha proposto al governo una normativa per rafforzare i controlli di natura anagrafica prima del pagamento della prestazione, che probabilmente è quella che troviamo nella legge di bilancio, che in sostanza fa ricadere la colpa sui responsabili comunali. Al contrario, per i requisiti reddituali e patrimoniali, come sappiamo, alcuni dati sono autocertificati quando si fa l'ISEE e vengono poi validati dall'Agenzia
delle entrate. Invece, per quanto riguarda le auto, le moto, le imbarcazioni, eccetera, che pure hanno dei limiti stringenti, IMS ha attivato una convenzione con l'ACI che ha permesso non solo il controllo delle domande del 2021, ma anche a ritroso quelle per le domande del 2019 e 2020, cosa che ha comportato la decadenza di diverse prestazioni. In ultimo, la questione dell'assenza delle condanne, per cui IMS effettua il controllo a campione, secondo quanto riportato dalla normativa, tramite gli uffici locali del casellario giudiziale, eccetto poi le indagini specifiche in collaborazione con le forze dell'ordine, i cui celebri risultati sentiamo poi in TV. In più, aggiunge l'INPS, nello stesso comunicato è in corso l'elaborazione di una convenzione con il Ministero della Giustizia per ottimizzare la procedura. In aggiunta a questi controlli ex ante, cioè fatti prima, IMSS effettua anche diversi controlli antifrode mensili in autonomia per le domande che presentano delle condizioni di rischio e più precisamente sulle domande che, una volta accolte e liquidate, darebbero poi maggiore difficoltà nella fase di rimborso in caso di errata percezione. Si tratta dei casi in cui in pratica le domande ci mettono molto più di un singolo mese ad essere liquidate. In ultimo, IMSS presenta sempre nello stesso comunicato il bollettino di guerra delle domande fatte decadere, revocate o sospese. Di circa 4 milioni e mezzo di domande di reddito di cittadinanza presentate, pensate 1 milione 200 mila sono state respinte grazie ai controlli preventivi, 600 mila circa sono quelle fatte decadere perché nel corso di fruizione del beneficio sono venuti a mancare i requisiti, mentre 123 mila sono quelle revocate successivamente alla liquidazione, cioè domande presentate senza requisiti fin dall'origine, ma comunque liquidate e poi recuperate grazie ai controlli interni o interventi delle forze dell'ordine. Insomma, quello che potremmo dire, la vera falla del sistema che la legge di bilancio 2022 vorrebbe arginare, o almeno provarci. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se hai domande, scrivile nei commenti. Se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, metti un like. E soprattutto, se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani. Oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun aggiornamento. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UCI.